Ciao ragazzi, io sono Rico e questa è una nuova torcia della Through Night, marca che già mi ha contattato per fare un po' di video sui loro prodotti. Il primo che ho fatto l'ho trovato interessante, è un buon prodotto di qualità, quindi ho detto perché non farmene inviare un altro, e quindi niente, mi hanno ricontattato chiedendomi di parlare di questa torcia, che come vedete si presenta in una scatola davvero piccola proprio perché è una torcia da testa, modello TH20. Allora andiamo a vedere. Adesso non voglio rompervi le balle troppo con le torce in questo canale, però comunque sono elementi che ci possono essere d'aiuto in molteplici situazioni, e questa è molto comoda perché appunto vi permette di montarla sulla testa oppure con degli ingegni anche sul tattico e fare in modo di non dover utilizzare le mani. Quindi ottima cosa. Poi davvero sono prodottini fatti bene rispetto alla media delle cose cinesi, quindi meritano di avere una recensione. Allora, all'interno della scatola, come vedete, abbiamo subito in vista la torcia, che ha veramente un design carino, tutta in metallo, un metallo fatto bene, si vede che non è una cagata. Poi abbiamo questo che è un pezzo di ricambio della basetta, che è del telaio che tiene su la torcia stessa. Vedete, ce n'è uno già montato e uno di scorta, quindi buona cosa. Poi all'interno troviamo, vabbè, questo che non ce ne frega proprio cazzi. Ci sono poi due o-ring di tenuta, siccome questa è waterproof abbiamo l'o-ring che è quello che va a tenere il tappo delle batterie. E poi troviamo ancora il solito fogliettino che ci dice ciao, grazie per aver acquistato, bla bla bla, e qui c'è il foglietto di istruzioni che a prima vista mi sembra tutto in cinese, quindi direi no, in realtà no, abbiamo anche l'italiano. C'è l'italiano? Non c'è l'italiano, ma noi non ce ne frega niente perché tanto io so già le caratteristiche e ve le andrò ad elencare. Ok, eccola qua, ve la faccio vedere bene nel dettaglio. Come vedete ha un profilo veramente molto basso, questo rimane stretto e il LED, come vedete, è quasi a filo del corpo della torcia. Abbiamo questa stringa per la testa che è elastica, quindi ottima cosa, anche perché se non fosse elastica sarebbe un bel problema. L'unica pecca che così a colpo d'occhio posso dire è che non ha il laccio quello centrale, quello che praticamente evita che scivoli giù, però effettivamente è talmente tanto leggera, infatti pesa 96 grammi, è talmente leggera che non necessita appunto di questo pezzo di sopra. E allora, come lunghezza è di 6,7 cm, quindi veramente è molto piccola. Utilizza una batteria da diciamo quelle standard AA, oppure mi sembra che ce n'è anche un'altra con un codice diverso, saranno di quelle ricaricabili, almeno così ho visto sul sito, ma con quella va più che bene. È waterproof, IPX8, una cosa del genere, il codice che sta a identificare la diciamo la profondità che può raggiungere, e questa arriva fino a 1,5 metri di profondità senza avere problemi. E abbiamo un LED da ben 520 lumens che si fa vedere veramente tanto, infatti sono rimasto sbalordito da come da un LED e da una lente così piccola potesse sprigionare così tanta luce. LED che tra l'altro, come sapete, è garantito 20 anni, quindi cosa non da poco. E questa luce così corta, così piccina, che sembra che sia una ciofeca, tira fino a 67 metri di distanza, quindi direi che è un'ottima cosa. E allora, prima di passare a prima di farvi vedere le varie intensità di luce e le modalità, vi faccio vedere un attimo le caratteristiche tecniche. Allora, qui abbiamo il tasto per accenderla e spegnerla. Adesso c'è la modalità quella bassissima, quindi vedete la luce è molto molto fioca. E invece dall'altra parte abbiamo il tappo per le batterie, quindi svitiamo, inseriamo la batteria e si richiude. Poi questo telaio in gomma permette alla torcia di ruotare, vedete, in su e in giù, quindi direzionabile.
Quindi, come vedete, è stata molto intelligente perché non ha creato dei meccanismi complessi di rotori particolari, ingranaggi, no, è semplicemente il corpo della torcia che ruota sul telaio in gomma, quindi è un meccanismo semplicissimo che evita magari la possibilità che possa scorrere in maniera fluida e magari quando correte c'è il rischio che possa scivolare giù, invece qua crea veramente il giusto attrito con la gomma e sono veramente tanti piccoli dettagli ma che fanno la differenza. E poi, ok, vabbè, qua c'è la piastrina in gomma, come vedete, ed è anche un'ottima cosa perché così si adatta bene alle vostre teste o a quello che avete in testa senza farvi troppo male. E qui dietro ovviamente c'è la regolazione che vi permette di adattarlo al vostro cranio. Vedete, basta tirare, non c'è cosa più semplice. Allora, adesso vi parlo delle modalità di luce. Ne ha tre principalmente, in realtà ne ha un migliaio quasi, perché vi faccio vedere. Allora, se noi premiamo una volta, la accendiamo, e se la ripremiamo ancora si spegne, vedete? Però direte, beh, è tutto qua. No, perché se noi una volta che l'abbiamo accesa, teniamo premuto, ha questa cosa, guardate. L'intensità di luce che aumenta, vedete? E se io tengo premuto ancora, diminuisce. Tutto questo gradualmente, è veramente una figata. Quindi abbiamo una vastissima ampiezza di tonalità di luce. Cioè, veramente avete l'imbarazzo della scelta. E poi invece, se da spenta facciamo un doppio clic, va direttamente sulla potenza più alta che ha. Se invece lo premiamo ancora due volte, fa il tipico segnale di SOS, vedete? Fa il tipico gioco di luce dell'SOS, appunto. Quindi direi che è molto interessante come prodottino. Adesso ve lo faccio vedere a luci spente. Ok, siamo al buio pesto, la accendiamo. Allora, adesso vi faccio rivedere il giochino di prima. Aspettate che metto qualche oggetto che così si possa vedere. Mettiamo anche a fuoco. E questa è la massima illuminazione che fa. E devo dire, sì, non è super mega potente, ma una torcia da testa deve permettervi di guardare le cose che avete attorno a voi, non dovete illuminare lontano, per quello ci sono altri tipi di torce, però come vedete non è niente male. E poi vi faccio rivedere di nuovo, tenendo premuto ancora, si abbassa fino a spegnersi, poi fa 2-3 lampeggi e poi riparte. I lampeggi servono per farvi capire che siete arrivati alla massima intensità, quindi voi avete tempo di mollare il tasto per lasciare quel tipo di luce. Invece vi faccio vedere con il doppio clic, vedete, va subito sulla alta, e invece con doppio clic ancora fa il segnale di SOS. Bene, quindi con questo ho finito, vi lascio ovviamente il link qui sotto per andare ad acquistare. E ditemi voi la vostra opinione, dite anche se vi sto stressando troppo con questi prodotti, ma alla fine, come sapete, il mio canale voglio che diventi veramente una vetrina verso molteplici situazioni che non per forza siano esclusivamente legate al puro soft air, ma anche a tutte queste cose che possono essere legate anche ad altre diciamo attività di outdoor e campeggi o cose varie. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.